Oggi colori per vetrofanie. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi faremo insieme i colori per vetrofanie. Vi darò la ricetta con le grammature esatte, in modo da non poter assolutamente sbagliare. Adesso potremo finalmente, visto che è estate, fare asciugare velocemente tantissimi soggetti e prepararci per l'inverno, magari per Natale o per le festività pasquali. Io invece addobberò il mio box doccia proprio per l'estate, perché bastano quattro cosine appiccicate sul vetro del box doccia per fare subito atmosfera estiva. E allora, clicca su iscriviti, pigia la campanella per non perderti i futuri video, spostiamoci di là e andiamo a vedere il colore per vetrofanie come si fa. Ecco l'occorrente per creare i nostri colori per vetrofanie, i colori che creano soggetti plastici che si possono attaccare e ristaccare e via via riattaccare nei posti che desideriamo. Ci occorrerà soltanto della colla vinilica e del colore acrilico di qualunque marca, sia l'uno che l'altro. Certo, di migliore qualità saranno, migliori saranno i vostri prodotti finiti, quindi il vostro colore per vetrofania. Come occorrente ci servirà un contenitore in cui creare il colore, un bilancino per pesare le quantità di colla e colore, dei contenitori per i nostri colori. Io qui sto usando per la prima volta con noi queste bottigliette, da cui dovrebbe, strizzando, venir fuori il colore, ma non so se mi troverò bene. Come piano B, queste le ho prese su Amazon, 100 bottigliette a 7 euro, vi lascio il link qua sotto. In alternativa io uso sempre i pennelli in silicone, con cui mi trovo veramente veramente bene ed è un modo collaudato di stendere questo tipo di pittura. Per creare il colore userò una spatolina, poi mi occorrerà anche un foglio di acetato su cui creare i miei soggetti. L'acetato è questa plastica trasparente, andrà bene un qualunque foglio plastico, anche sapete i tappi delle vaschette alimentari, l'importante è che sia un piano liscio e plastico. Iniziamo subito. Di questi colori per vetrofania ne avrete visti veramente tanti in giro. La differenza è che io vi do le quantità esatte di colla e di colore da usare. Su 10 grammi di colla si mettono 2 grammi di colore acrilico. E voilà. Mescoliamo con una spatola e il nostro colore per vetrofania è pronto. Allora, voi mi direte, ma come faccio a fare colori più chiari o più scuri? Mentre che ci siamo, sistemiamo. Ma come faccio a fare colori più chiari o più scuri? È molto semplice. Vi preparate prima il colore, quindi la tonalità di tono che volete creare, e dopodiché l'andate a mescere con la colla. Adesso proviamo le mitiche bottigliette, che se funzionano per me sono davvero la svolta, se no sono una grande cantonata. Ok, riempita la bottiglietta blu, adesso voglio fare più chiaro questo colore, e allora cosa faccio? Vado in proporzione con la rimanenza del colore a virarlo. In che senso? Se la proporzione è 10 di colla e 2 di colore, adesso metterò 5 di colla e 1 di colore, che in questo caso sarà un po' di bianco. Naturalmente, se vi cade mezzo grammo in più di colore, un grammo in più di colore, non importa, perché ricordatevi che l'acrilico è fatto della stessa sostanza della colla, di conseguenza non succede nulla di grave. Prendiamo l'altra boccettina e cerchiamo di versare dentro anche l'altro colore. Con un bulino, eccolo, e cominciamo a creare un soggetto. Vediamo un po', facciamo un bel pesciolino visto che è estate.
voilà. Adesso con il mio pennellino tiro in dentro il colore, eliminando eventuali bollicine, e se voglio sistemo il pennello, è bello proprio per questo, perché mi fa sistemare agevolmente la forma. Inserisco colore ancora dove voglio metterne, quindi su tutto il corpo, e ora immetto anche un'altra tonalità. E tiro giù col pennello, faccio questo lavoro su e giù, su e giù. E adesso lascio asciugare in piano. Nel frattempo faccio un altro pescetto. Dai, diamoci i pescetti. Ora vi faccio vedere come aggiustare le forme col pennello. Grossolanamente tiro giù la forma del pescetto. Vedete? È veramente orribile. Adesso però, aiutandomi con lo spessore del colore, è un pennello siliconico a punta, lo sistemo. Aggiungiamo un po' di colore in modo da dare lo spessore, perché è molto importante che ci sia dello spessore per farli attaccare e staccare bene, ed eliminiamo le bollicine. Quindi decoriamo il nostro pescetto un po' come ci pare. Io ho fatto i pallini e poi col pennello ci passo in mezzo da una parte e in mezzo dall'altra. Voilà, e lascio asciugare anche la mia sardina. Ora ne faccio qualcuno che vada dall'altra parte. Ho fatto un po' di azzurro chiaro chiaro e adesso questo vi faccio vedere come lo metto senza le bottigliette, perché è possibile che voi queste bottigliette non le abbiate. Io uso il pennello di silicone per non rovinare le setole dei pennelli, ma potete usare la stessa maniera anche le setole. Col pennello estendo il mio colore. Queste vetrofanie, tra le altre cose, potrebbero essere anche, una volta asciutte, colorate con le penne in gel, per esempio, per abbellirle ulteriormente e per definire maggiormente quelli che sono i disegnini. Quindi è un colore che può essere rimaneggiato da asciutto. Distribuisco bene il colore. Vorrei farvi vedere come, vabbè, lo metto qua il colore, va bene, e lo prendo da qui, vi faccio vedere. E poi per fare le righe non faccio altro che poggiare e tirare giù. E se per caso sbagliassi nelle dimensioni,
esagerando come ho fatto in questa maniera, semplicemente con una spatolina potrei rifilare il mio disegno, ripulirlo e quindi decidere, finché è fresco, tornare sui miei passi e decidere la larghezza dei miei soggetti. Naturalmente lavorare su acetato vi permetterà anche di poggiare il foglio su una forma prestampata che potrete tranquillamente e facilmente ricalcare per soggetti più precisi, meno pittorici e più grafici e sicuramente anche più complessi. E voilà, adesso facciamoli asciugare e poi vi dico come staccarli. Saranno asciutti non soltanto quando saranno asciutti da questa parte, ma girate l'acetato che la macchia di colore sia dello stesso colore su tutta la superficie del pesce. Se è più scura al centro e più chiara ai bordi, la parte centrale ancora non è asciutta, quindi aspettate che sia tutta asciutta. Lasciamo asciugare e ci vediamo ad asciugatura completata. Quando tutto sarà asciutto, completamente asciutto, vedete che è tutto della stessa tonalità di blu. Ecco, questa parte qui non deve essere, questa al centro non deve essere più chiara, mi raccomando. Possiamo definire facendo anche dei profili, come vi dicevo, con dei pennarelli acrilici, in modo appunto da dare maggiore definizione a tutto quello che abbiamo fatto e anche una cromia differente. Questa cosa io la trovo bellissima perché riusciamo così, vi faccio vedere qua, a definire in maniera puntuale soggettini che altrimenti semplicemente con il colore fluido non potremmo. Adesso io vi devo dire una cosa: per sbrigarmi e far sì che i soggetti si asciugassero in tempo veloce per il video, io li ho fatti molto sottili. Voi dovete cercare di farli almeno di 3 cm di spessore. Ci staranno un pochino di più ad asciugare, ma saranno più gommosi, più belli. Adesso proviamo a staccarli dal nostro supporto. Allora, quindi prendiamo un angolino così, non so se si vede, e piano piano li tiriamo via, così, voilà. Attenti perché ogni volta che vi scapperanno di mano si riappiccicheranno. State attenti sulla coda, tenete e tirate piano piano. Ecco qua, il nostro pescetto è pronto per essere riapposto. Una particolarità di questa pasta è che da asciutta può essere anche ritagliata, quindi se qualche margine non mi fosse venuto particolarmente bene, posso rifilarlo e farlo bello dritto in modo da creare le forme che più mi piacciono nel modo in cui appunto mi piacciono. E voilà, anche il mio corallo è bello e staccato, pancia in giù, in attesa di staccare tutti gli altri. Ora vi faccio vedere dove li appiccico. Fatemi staccare tutto e vi porto con me. Ed ecco il nostro bellissimo specchio. Non è bello? È bello perché c'è il suo riflesso soprattutto. Saluta! Ciao! E adesso Enzo si sposta e facciamo vedere lo specchio in è diventato un acquario il nostro specchio. Non è bellissimo? Guardate che bello. Enzo, fai vedere com'è facile rimuoverli. Prendimi da un musetto e tiralo via. Ecco, tiralo via. Ok. Attento alla codina, accompagnala, perfetto, e guardate, non rimane neanche un po' di sporco. Riappiccicalo.
voilà! Ok, il nostro acquario è bello e pronto per farci divertire per tutta l'estate. Non stando a casa, saremo sempre in fondo al mare. Ciao a tutti! E quanto è semplice fare i soggetti, mi raccomando, aspetta che siano totalmente asciutti, ti faccio vedere, guarda, guarda, vedi, questi sono quelli che abbiamo fatto insieme, vedi che hanno l'alone, mi metto qui, l'alone più scuro, perché questa è la parte che è completamente asciutta, questa invece è la parte che ancora sta asciugandosi, aspetta che tutto raggiunga questo colore più intenso prima di staccarli dal foglio d'acetato, ma nel momento in cui stai vedendo questo video vi avrò fatto già vedere come si fa. È un modo carino e divertente per decorare i vetri di casa senza appiccicarci nulla sopra, quindi un sollievo per le madri e un divertimento per i figli che possono così addobbare la cameretta senza fare strillare la mamma, ma anche per noi decorare a Natale con facilità per poi rimuovere tutto e riutilizzare magari dopo l'anno prossimo, o pensiamo alle maestre che devono addobbare ogni ciclicità temporale le finestre delle scuole, quindi questo è un metodo carino da far fare anche ai ragazzi in classe. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, rimanete sempre con me per tutta questa calda estate con tanti video creativi. Ci vediamo al prossimo. Hai pigiato la campanella? Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!